Siamo ad Avetrana oggi per conoscere l'associazione Arts Aurea. Chi sono? Cosa fanno? Siamo qui in presenza del presidente dell'associazione, Gabriele. Buongiorno Gabriele. Carissimo, buongiorno a te. Allora Gabriele, siamo qui, di cosa vi occupate e come è nata la tua associazione? Allora, la nostra associazione nasce per la volontà, intanto principalmente, di stare insieme e quindi di trascorrere del tempo nella condivisione, e poi per una passione comune, per lo studio, la rivalutazione e anche l'insegnamento degli antichi mestieri del Regno delle Due Sicilie. E la nostra associazione attinge dal nostro storico Pietro Scarciglia, che studiando negli archivi alcuni documenti riesce a fornirci informazioni affinché noi possiamo lavorare, rievocare, riportare alla luce queste preziosità nascoste. La nostra associazione è proprio così in sintonia di quello che sta succedendo sulla scena mondiale riguardo alla guerra, ha deciso quest'anno di dedicare un evento, come già successo 2 anni fa, alla pace e alla guerra, cioè nel senso che l'evento si chiama Con Cuore di Madre, è una gara di beneficenza, raccolta fondi in collaborazione con l'UNICEF. E saranno 75 ore ininterrotte di postazione, è un'installazione artistica in buona sostanza ed è finalizzata proprio a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica della guerra e della pace e anche in un certo modo permettere all'associazione, ma alla cittadinanza, di incontrarsi intorno a un tema comune che peraltro è tanto caro nel Mediterraneo, la Settimana Santa. Allora, siamo entrati intanto nella sede principale dell'associazione. Allora, Gabriele, il contesto dell'arte tra la pace e la guerra, il suo significato. Sì, intanto l'arte in sé, qualsiasi disciplina artistica, ha una capacità evocativa, quindi ha la capacità di comunicare un messaggio. Quando si toccano tematiche così forti come la guerra e quindi desideri di pace, a volte le parole, comprese le mie, diventano a volte anche superficiali. L'arte ha la capacità di fruire un messaggio, a volte in maniera pulita, e lasciare lo spazio allo spettatore che viene a visitare di permettere dentro di sé una risonanza personale senza essere, diciamo, influenzato, anche se poi in sé l'immagine può influenzare. Nella fattispecie dell'evento, all'interno dell'installazione, al centro ci sarà l'immagine dell'addolorata, che, come ho detto prima, ognuno interpreterà secondo la propria credenza. Invece sarà costellata da scene, da gigantografie di scene di guerra, di tutti i conflitti ad ora in atto a livello globale, perché non c'è solo la guerra in Ucraina, e sia la parte, diciamo, superiore della strada che la pavimentazione sono praticamente un messaggio di pace. Poi ognuno si lascerà condurre da quello che vede e lascerà parlare quello che c'è dentro, insomma. Quindi l'arte, in questo caso, in questo evento, ha il potere di veicolare, quindi evocativa, e di veicolare un messaggio, lasciando poi ognuno la propria risonanza. Allora, intanto Gabriele ci ha raggiunto anche l'assessore Buongiorno. allo spettacolo, Emanuele Vicelli. Emanuele, allora, questo spettacolo verrà patrocinato dal comune. Beh, mi sembra un'ottima iniziativa appunto di questa associazione che sta coniugando le tradizioni, la cultura, appunto lo spettacolo, ma anche la solidarietà verso un popolo che in questo momento è in difficoltà. Quindi tutte queste iniziative adesso devono essere patrocinate da un'amministrazione comunale che è attenta alla volontà di questi cittadini che ancora riescono a mettere tanto impegno, impegnandosi per gli altri soprattutto. Ok, ringraziamo l'assessore per essersi disposto per questa intervista. Grazie a voi, buon lavoro e speriamo che i cittadini apprezzino Con cuore questo di madre, impegno con così cuore di come madre, quello che appunto sta facendo questa associazione. l'evento. Grazie a D'accordo, tutti, grazie grazie. a te. Due ultime domande prima di lasciarci. Allora, la finalità dell'evento e poi se hai un messaggio finale da fare ai nostri spettatori. Allora, la finalità dell'evento è la raccolta fondi per l'UNICEF per le emergenze umanitarie in tutto il pianeta, perché la guerra oggi che ci sta colpendo da vicino è l'Ucraina, ma ci sono diversi conflitti in atto da diverso tempo, quindi l'occhio deve essere rivolto verso l'intero pianeta.
Sarà una raccolta fondi che durerà 74 ore, si svolgerà in via Solferino, che è l'antico Borgo Sanna, e inizierà alle 20 con l'inaugurazione da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale, delle autorità civili e religiose, l'inaugurazione alle ore 20 del mercoledì santo, e si concluderà, andrà avanti ad oltranza fino alle 12 del sabato santo, perché si spegnerà l'installazione e subito dopo si procederà insomma anche a devolvere poi il ricavato alla Unicef. L'installazione sarà possibile visitarla in qualsiasi ora del giorno e della notte, anche a notte fonda, mattina presto, noi staremo sempre lì, e anche durante l'evento magari ci faremo presenti con qualche diretta per invitare, per rendere anche partecipi la gente di come procede. Ok, un messaggio finale per chi ci ascolta? Un messaggio finale, beh, parto dal titolo, con cuore di madre. Io penso che in una società dove purtroppo siamo un po' diventati tutti anaffettivi, ripartire con cuore di madre penso che sia una sfida per tutti noi, sia per chi vive l'evento ma anche per il mondo, perché credo che l'unico vero modalità alla quale dobbiamo volgere lo sguardo è l'amore della madre con il figlio. Non credo ci sia un emblema più esaustivo. Oggi è opportuno capire che la guerra non nasce, quello che vediamo sul conflitto mondiale e quindi le guerre sono solamente la punta dell'iceberg, perché la guerra nasce in famiglia, quindi l'evento mira alla sensibilizzazione, ad imparare a disinnescare nella famiglia, a disinnescare nella coppia, a disinnescare nella scuola e soprattutto la cultura, perché la guerra si combatte in casa, dalle piccole dinamiche fino poi ad arrivare, anche perché i giovani e i ragazzi che oggi cresciamo e portiamo avanti saranno gli uomini del domani. Quindi la necessità veramente di insegnare una nuova modalità, con cuore di madre, d'altronde la madre in famiglia è quella che disinnesca sempre conflitti, no? Quindi che fa da pacifica, quindi con cuore di madre. Salutiamo Gabriele, grazie per averci illustrato la tua associazione e per questa lodevole iniziativa, e quindi ripeto il giorno dell'evento, mercoledì santo, ore 20, via Solferino, l'ECPC è chiamato il borgo. Ok, ringrazio a tutti e grazie mille a voi per essere venuti.